che non si arrendono mai. Amici telespettatori, buon pomeriggio. Beh, oggi è una giornata particolare, a poche ore dalla conclusione della campagna elettorale. Io devo ringraziare in maniera particolare l'ospite di oggi. Per un quarto d'ora saremo io e lei in trasmissione e la devo ringraziare perché ha mantenuto una promessa. Renata Polverini. Buongiorno. La conoscete tutti. I colleghi della stampa mi hanno detto: ma di che cosa volete parlare? Ma io non c'ho da chiedere niente. È una crisi istituzionale, una crisi della politica, come la crisi della Chiesa. E allora con Renata Polverini oggi voglio parlare soltanto di una cosa. La conosco da tanti, tanti, tantissimi anni, anche se lei è giovanissima e io ormai ho superato gli 80, ma la sua esperienza, non quella che io conoscevo, Renata Polverini, sindacalista, la sua esperienza di questi 3 anni, di gestione fra luci ed ombre, ma sicuramente non gli è mancato lo spirito, non gli è mancata la voglia di combattere. Pensi che hai vinto o hai perso? No, vabbè, io per quello che riguarda la mia partita credo di averla vinta, nel senso che le questioni che ho affrontato da amministratore comunque hanno avuto delle risposte. Prima fra tutti, questa regione ha avviato un risanamento economico che non ha precedenti nella storia della regione Lazio, in un momento di crisi drammatica dove ai debiti che abbiamo ereditato abbiamo dovuto aggiungere le manovre dei governi che, come tutti sanno, hanno sottratto molte risorse alle regioni e agli enti locali, un risanamento che è passato per un bilancio della sanità che abbiamo ereditato con 1,5 miliardi di disavanzo e lo riconsegniamo con 600 milioni. Un risanamento che si è visto, lo dicevamo prima, anche nella relazione della Corte dei Conti, che apprezza quello che è stato fatto e non soltanto quest'anno, ma anche nelle relazioni degli anni precedenti, naturalmente comunque continuando ad indicare quelli che sono i punti ancora critici che vanno affrontati. Quindi la mia battaglia l'ho vinta, ma soprattutto l'ho vinta quando ho deciso di dimettermi dopo ciò che era accaduto. Le dimissioni in questo paese non sono mai abbastanza comprese, per quanto le si chiede in qualunque momento. Sicuramente io in questi giorni, dove sto ovviamente sostenendo una campagna elettorale per le politiche e per alcuni candidati al Consiglio regionale, le persone hanno capito benissimo che è stato un gesto per restituire la dignità non tanto alla mia persona, ma alla istituzione che ho rappresentato. Quindi sono contenta, comunque orgogliosa di aver rappresentato questa regione per 3 anni. L'ho fatto come sono capace io, non scantonando i problemi, affrontandoli, anche accettando e affrontando critiche aspre, come era giusto che fosse, e laddove ho preso delle decisioni, come per esempio nel campo dei rifiuti, e sono stata avversata in tutti i modi, come i cittadini ricorderanno, oggi i fatti mi danno ragione, perché evidentemente la decisione che avevamo assunto era quella che in quel momento serviva. Oggi abbiamo Roma, che non sappiamo se e dove metterà i rifiuti, se li troveremo per strada, io mi auguro di no, o se li imbarcheremo verso l'estero a spese naturalmente dei cittadini. Quindi, come dire, la politica è quella che sceglie. Io ho sempre scelto. Quando hai una parte di persone che ti apprezzano e una parte che non ti apprezzano, vuol dire che comunque hai avuto il coraggio di assumerti delle responsabilità. Quindi da questo punto di vista la mia battaglia di questi 3 anni l'ho vinta. Senti, sicuramente l'hai vinta, ma io in questa trasmissione ormai non la puoi ricordare, è storica. Sono 36 anni che va in onda.
ho cercato di spiegare molto spesso alla gente che a volte alcune decisioni di Renata Polverini non erano idee nate da Renata Polverini, ma erano imposizioni di carattere governativo. Cioè, quando sappiamo che erano le fonti, parliamo ad esempio di una banalità, no? Che io non ho ancora spiegazioni, Policlinico dei Castelli Romani. Sì, ma Renata Polverini l'ha subito? Beh, perché il Policlinico dei Castelli Romani, come sapete, ha una storia molto lunga. Tanto c'è costata. C'è costata tanto perché è stato individuato un terreno minato. Esatto, minato. E che quindi non soltanto ha richiesto tanti anni, ma anche tanti soldi per la bonifica. Queste sono le scelte che fa chiaramente questo paese, molto spesso non legate alle esigenze, ma troppo spesso legate anche agli interessi. Diciamo che una parte della campagna di comunicazione, che come tu hai più spesso voluto sottolineare, è stata di una violenza incredibile nei riguardi di questa regione, non è mai accaduto per cose purtroppo anche più gravi, molto più gravi di quello che è accaduto in Lazio. Credo che sia anche il frutto di questo nostro modo di comportarsi, cioè guardare a quelle che erano le esigenze delle persone, le compatibilità economiche con il nostro bilancio, senza occuparci appunto dei blocchi di potere che invece in questo paese sono ancora molto forti. Senti, ci sono pochi minuti che tu mi hai potuto dedicare e ti ringrazio, ma perché io per esempio molto spesso parlo della responsabilità degli organi di informazione. Io per esempio ho scoperto, no, ho visto due trasmissioni, te le voglio ricordare perché sono battaglie che io ne ho parlato con te, no? Per esempio ho visto che Giletti, personaggio della televisione, della RAI, ha scoperto che c'è un mercato delle case popolari. Io lo sto denunciando da 36 anni. Poi ho visto un altro collega, per esempio, che ha fatto una trasmissione, no? Poi ho fatto una controtrasmissione, ho detto, vabbè, vai prima a scuola, informati bene su quello che succede, perché tu l'hai ereditata, no? L'eredità quella, sono 30 anni. Poi invece ho scoperto un altro, un giornale, Repubblica, che l'altro ieri ha scoperto che il Comune di Roma paga circa 30 milioni di euro per i residence. Queste sono cose che noi abbiamo sempre detto in questi 3 anni e che non hanno interessato molto la grande stampa, nel senso che tu lo sai benissimo, tutte le denunce che noi abbiamo fatto e soprattutto le soluzioni che ponevamo sul tavolo molto spesso passavano assolutamente inosservate alla grande stampa. La grande stampa si occupa soltanto di gossip e se non li trova se li inventa, ovviamente. Io per esempio mi ha stupito ieri un resoconto di un noto giornale romano che parla delle critiche nella tua gestione del mondo della sanità, che è esattamente il contrario di quello che ha detto la Corte dei Conti. Esattamente. Allora, mi pongo questa domanda, la disonestà anche nell'informazione. Sono battaglie che tu hai fatto, però io voglio chiudere questa parentesi. Se tu vuoi, ci sono già telefonate, ma che io non potrò passare, cercherò di passare però. Ma tu stai affrontando una nuova battaglia in Parlamento? Sì. Quindi è un saluto che tu fai a trasmissione come Presidente della Regione. Faccio un saluto, tornerò con altra veste. Io quando mi sono dimessa, lo ricorderanno tutti, dissi il giorno stesso delle dimissioni, la mattina dopo, che non mi sarei ricandidata, salvo poi tutte le speculazioni che pure ho dovuto subire su questo tema dai giornali. Naturalmente in quel momento parlai col Presidente Berlusconi, il quale mi chiese se ero disponibile ad affrontare un'altra sfida in Parlamento. Ho dato la mia disponibilità e quindi se le cose vanno come debbono andare, diciamo che potrei tornare in veste di deputato della Repubblica. Naturalmente continuerò a guardare con attenzione a questa regione, la regione dove sono nata, dove vivo,
che ho amato in tutti i sensi e che Io ho ma avuto lo la chiami fortuna ancora? di amministrare e che voglio continuare, stavo dicendo proprio questo, a seguire perché credo ne valga la pena e perché credo che l'azione di risanamento che io ho cominciato deve necessariamente proseguire. Non c'è un futuro di sviluppo, un futuro per i giovani se non si prosegue in questa azione di risanamento. Una regione che ha 25 miliardi di debito non può andare da nessuna parte. Quindi quello che noi stavamo facendo mi auguro che possa proseguire ed io lavorerò perché questo avvenga. Perché io voglio dare uno schiaffone, perché altrimenti i telespettatori si annoiano. Noi, io e te, non siamo andati sempre d'accordo. Mai, 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 abbiamo litigato sempre. sempre. Ecco, però ti ringrazio di quello che hai fatto. Se tu mi consenti, prima che vai via, sto quasi superando, c'ho ancora 3 minuti, posso dare una soddisfazione che io non so chi c'è Fai all'altra quello parte che del vuoi, telefono. ci mancherebbe altro. Pronto? Prendiamo 3 telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Ciao. Buonasera a te Ivano, un saluto e un augurio Rapidissimo, fortissimo perché deve al andare via. presidente Polverini. È un Ringrazio consigliere comunale di tantissimo, Aprilia. innanzitutto ringrazio la presidente che dopo 18 anni è stata licenziata la varianta d'Aprilia Meno male. e io mi auguro che lei, presidente, veramente ci dia una mano sul finanziamento delle borgate. Lei sa benissimo i drammi che ci sono stati. Lo so. Aprilia, purtroppo, e la Concludi, ringrazio in concludi. base a quello che è venuta in quella commemorazione. La Concludi. ringrazio e gli faccio un in bocca al lupo, veramente. Ti ringrazio. L'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Sì? Buonasera. Stiamo ascoltando. Ah, ma tocca a me, va bene. Buonasera, signor Ivano. Buonasera. Senta, io in merito, ieri guardavo la vostra trasmissione. Sì? E ho sentito quel signore che parlava di bunga bunga. E Sì. Allora? siccome mi sono un po' stufata di sentire queste persone, questi sepolcri imbiancati, come li chiamava Gesù Cristo dentro al tempio, Sì. vorrei sapere quel signore dove era e come mai di bunga bunga non si parlava quando. Perché non hanno intercettato Vendola La ringrazio, e di bunga grazie bunga signora. Treggio? Metto al corrente la Presidente Polverini di quello che è avvenuto ieri. Allora, un signore che si è permesso di dire che lui si vergognava di essere italiano. Allora io con uno che si vergogna di Non essere ci parlo. italiano non ci parlo. Gli ho dato del cialtrone e gli ho detto che sono orgoglioso di essere Bravo, italiano. Non mi bravo. riguardava i bunga bunga perché ce l'hanno tutti, bunga bunga loro. Ognuno Noi c'è, bravo. c'è il senso della famiglia, che io credo in quello, e non parlo con i cialtroni nell'anonimato. Terza telefonata, poi la concludiamo dando 3 minuti a Renata Polverini. Pronto? Pronto? Buonasera a Pronto, lei. buonasera. Buonasera a lei. È contento, ha visto? Buonasera, L'ha Presidente, fatto buonasera. felice. Prima di Buonasera. tutto grazie della sua No, partecipazione. e grazie a voi, Ivano, sempre. Fortunatamente, Presidente, la scelta del posto dove dovrebbe sorgere, doveva sorgere il Policlinico dei Castelli non è stata fatta da lei, altrimenti sarebbe stata processata. Grazie La e tanti ringrazio, auguri e in bocca al grazie, lupo. la Crepi. ringrazio. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Io sono la nonna di Eleonora. Pronto? Signora, Pronto? prego, prego. Allora, io sono la nonna di Eleonora. Sì. Allora, io volevo dire una cosa soltanto alla Polverini. Il caso lei se lo ricorda, Eleonora, vero Io me lo ricordo Crepi? perfettamente, Quella signora. bambina che porto a Viterbo. Sì. Allora, no, vorrei che lei mi facesse dire, io non voglio criticare nessuno, assolutamente non colpevolizzo nessuno, però dico soltanto una cosa, i bambini non si abbandonano mai. Mia nipote a oggi è peggiorata, grazie a chi non lo so. La sanità è quella che è. Però i bambini non si abbandonano come sono stati abbandonati. Signora, Grazie a me e al nonno Eleonora per un po' di tempo è stata curata. Dopodiché
a oggi e non ora è peggiorata. Signora, a chi lo devo dire, sei? Signora, lo dico subito, guardi. Signora, signora, un momento. A noi non lo può rimproverare perché ne abbiamo fatto oggetto di trasmissione. Purtroppo lo può rimproverare alle leggi, perché noi abbiamo trovato anche una soluzione. Un bambino che, grazie soltanto ai nonni, l'hanno dovuta portare fino a che hanno potuto fuori Roma per le sue cure, perché non abbiamo trovato un posto. E io ho interessato anche la tua segreteria ha provato. Ci abbiamo provato, siamo a fianco alla signora, non posso rimproverare a Renata Polverini di aver mai abbandonato i bambini, perché insieme a lei abbiamo fatto parecchie lotte, ma io vorrei ricordare una cosa concludendo l'incontro con lei, perché ci saranno altri ospiti e altri giornalisti e condurranno la battaglia fatta da Renata Polverini per l'indotto dell'Alitalia. Voglio ricordare quella, perché è una battaglia che lei ha pagato sulla sua pelle e ci ha provato, sì, con la crisi economica del nostro paese, della nostra regione. Diciamo che abbiamo, io quella diciamo, con questa azienda ho un legame fortissimo, perché ho vissuto la vertenza all'Italia nella fase più complicata, lo ricorderete, iniziata con il governo Prodi e poi terminata con il governo Berlusconi, e da presidente della regione abbiamo poi dato l'ultima risposta, che era quella dell'acquisizione di Atitec, sostenendo ovviamente quella operazione. Oggi purtroppo l'Alitalia è di nuovo in difficoltà, mi auguro a questo punto di poter dare un contributo anche da parlamentare. Ma io me lo auguro, perché quello che dobbiamo pensare, e ti lascio, entreranno altri colleghi, è l'indotto, lo so. È l'indotto, la crisi. Atitec era uno, diciamo, andava nella via del salvaguardare l'indotto. Naturalmente l'indotto è vastissimo, sappiamo bene quanto è importante per l'economia del territorio e quante famiglie sono coinvolte in termini ovviamente di lavoro, quindi su questo credo non deve mai calare l'attenzione. Io ti ringrazio. Grazie. Ti faccio in bocca al lupo, ti do un bacetto in diretta. Grazie. Grazie. Ci vediamo nei prossimi giorni. Accompagno intanto i colleghi. Amici spettatori, buongiorno. La trasmissione continua, come aveva accennato il nostro direttore, con altri ospiti. Mi presento quindi per questo momento in studio, ne arriveranno anche degli altri. Bruno Prestagiovanni, candidato al Consiglio regionale per il Popolo della Libertà, e Nando Bonesio per Rivoluzione Civile, capolista di questa lista per il Consiglio regionale del Lazio. Sì. Segretario dei Verdi, no? Quindi vediamo a dare il massimo delle specifiche, mentre invece Bruno è stato fino a qualche giorno fa presidente dell'ATA. Non so se è una cosa che vuoi dimenticare oppure. No, perché dimenticare? Le esperienze della vita sono positive, ma anche quelle negative sono esperienze positive. Anche quelle negative. Allora, vediamo di affrontare alcuni temi, che il tempo è breve, siamo alle ultime battute della campagna elettorale. Noi nell'affrontare le nostre trasmissioni abbiamo individuato alcuni temi sui quali credo si debba accentrare l'interesse dei cittadini nel momento in cui arrivano alla scelta con il loro voto.
siamo partiti dal lavoro, abbiamo detto la sanità, abbiamo detto i problemi legati alla questione ambientale e poi a questo è legato il problema dei trasporti e così via. E abbiamo sentito prima alcune cose anche da parte della Presidente Polverini e io vorrei, se è possibile, sentire la vostra opinione, quali sono le prospettive che si devono aspettare i cittadini del Lazio, in particolare di Roma, per quanto riguarda le politiche dei rifiuti, perché credo che sia un tema che veramente negli ultimi giorni, insomma, sta dando segnali sempre più preoccupanti. Alla squadra si aggiunge Marco Mattei, già assessore all'ambiente, quindi il tema ma neanche se l'avessimo evocato apposta. Diciamo, per onor del vero, l'assessore all'ambiente non ha gestito la questione rifiuti, quindi bisogna sottolinearlo. Allora, volentieri. Prima abbiamo ascoltato su questa emittente l'intervento dell'ex presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, la quale diceva di essere fiera della sua attività svolta sulla questione rifiuti. Beh, io credo che effettivamente ci dovrebbe far pensare questa risposta, perché sentire queste affermazioni da chi nell'estate del 2011 andava a Palazzo Chigi ad implorare la nomina di un commissariamento sulla questione, quindi declinando le proprie responsabilità, considerando che da appena un anno era stata eletta la presidenza della Regione Lazio proprio per affrontare questo tema che era lasciato irrisolto dalla Giunta Marrazzo, e dire che le attività della Regione, della Giunta in questi 3 anni di legislatura sono state positive e alquanto discutibili. Io ricordo che grazie proprio al ricorso presentato a firma del consigliere regionale Angelo Bonelli, il TAR del Lazio ha di fatto annullato il piano regionale rifiuti, quindi l'unico documento effettivo su cui la Giunta regionale era entrata in materia di rifiuti è stato totalmente annullato. Per quale motivo? Perché la stessa TAR ha ritenuto che non rispettasse le direttive europee e nazionali in materia di tutela dell'ambiente e tutela della salute dei cittadini. Ecco, possiamo capire che cosa ci dobbiamo aspettare e fare da domani? Perfetto. Quindi prima di tutto diciamo che il piano regionale, l'ipotesi di gestione o meglio di smaltimento dei rifiuti previsto dalla Regione Lazio, incentrato sugli impianti di TMB, gli inceneritori e le discariche, è un piano che è stato giudicato negativamente dal TAR del Lazio. Che cosa proponiamo immediatamente? Che cosa cercheremo di fare noi? Di proporre subito un piano regionale che preveda 1) la riduzione della produzione dei rifiuti, 2) il riuso di tutti i beni che sono reinseribili nella filiera sociale, 3) la raccolta differenziata spinta porta a porta, ripeto, porta a porta, quindi non quella stradale che sta facendo l'AMA in 4° municipio, un fallimento totale, e 4), ma è la questione più importante, risparmiare le risorse economiche che sono poche e quindi non realizzare l'inceneritore di Albano e eventuali altre mega discariche sparse nel Lazio, per fare che cosa? Per realizzare quell'impiantistica legata al recupero e alla lavorazione della materia differenziata e della frazione secca in modo aerobico, quindi produrre del compost dalla frazione, dalla frazione organica, non della frazione secca, dalla frazione organica. Di fatto un modello nuovo. Su questo modello nuovo, su queste regole nuove, confrontarsi con le realtà territoriali per proporre una transizione. Come può avvenire questa transizione? Può avvenire, a differenza di quello che diceva Renata Polverini prima, anche attraverso un'ipotesi di un periodo contingentato rispetto al quale gestire i rifiuti fuori dai confini regionali. Non è vero che ci sarebbe questo disastroso sperpero di denaro dei contribuenti, perché al costo all'estero 100-110 euro a tonnellate, ce lo dice Napoli, ce lo dice la Campania, noi risparmiamo all'attuale costo di 90 euro a tonnellate previsto negli impianti di Maglio Cerroni a Malagrotta. Quindi il costo è relativamente accettabile e consentirebbe nel frattempo, nelle more di questo trattamento a termine, di realizzare nel Lazio l'impiantistica che serve per lavorare e sviluppare la raccolta differenziata. Ti ringrazio. Facciamo interventi brevi, così c'è la possibilità di poter replicare. Bruno, poi partiamo pure di casa, però. Partiamo pure? Anche di casa. No, no, ho capito, partiamo pure da casa. No, parliamo anche di casa. No, io se dovessi ragionare in un panorama, in una regione che parte dall'anno zero, sottoscrivo al 100% le parole di Bonessio. Però il problema vero è che noi oggi paghiamo un'inerzia, un'inefficienza, usiamo il termine che vogliamo, forse di qualche decennio su questo tema. Vogliamo dire che è stata sbagliata il tipo di impiantistica, il tipo di strategia industriale nel considerare il ciclo dei rifiuti
da 30, 40, 50 anni, non lo so nemmeno io quanto, perché forse sono problemi atavici. Allora, se noi immaginiamo oggi di essere all'anno zero, sono d'accordissimo. Però noi abbiamo da gestire un'emergenza. La discarica di Malagrotta ormai è andata in saturazione. Abbiamo la necessità di individuare nuove strategie industriali che, grazie anche all'utilizzo di nuove tecnologie, possono darci prospettive. La logica delle 3R, le famose 3R, la raccolta, il riuso e la riduzione dei rifiuti, penso che la sottoscriviamo tutti. Ma quando parliamo di raccolta differenziata spinta porta a porta, innanzitutto dobbiamo cominciare a calcolare il costo del porta a porta, perché quello è un costo anche aziendale che le aziende che fanno raccolta debbono sostenere. Dopodiché mi domando, la logistica a supporto, perché servono la logistica a supporto, perché servono aree di stoccaggio e di lavorazione di questo materiale, dove le individuiamo? Quello che io noto è che in questi anni si sia fatto molto parlare su questi temi, però non si è entrato mai nel tema, nello specifico. Io molto sommessamente, durante il periodo della giunta Marrazzo, dai banchi dell'opposizione provammo a fare questo discorso, ma rimanemmo sotto certi aspetti inascoltati, perché si diceva che noi avremmo raggiunto i tassi di raccolta differenziata elevati, dando sollievo a tutto quello che era l'esigenza delle popolazioni e soprattutto un futuro alle discariche, perché le discariche, anche con la differenza, servono in quantità inferiori. Parlando molto del rifiuto trattato attraverso la differenziata, che è una cosa diversa attraverso il TMB. C'è sempre un rifiuto organico che poi va lavorato anche, cioè, quello dal quale ci si può produrre energia anche. Però poi rimane sempre un residuo del 10-12%, adesso forse tu le percentuali le ricordi molto meglio di me, perché sono un po' arrugginito su questo tema, visto che è un po' di tempo che non ci torno sopra, che va posto in una discarica. Quindi la buca, per parlare molto volgarmente, a servizio del termovalorizzatore, o una buca a servizio per raccogliere quel residuo di lavorazione, serve sempre. Ah, quello che è mancato, a mio avviso, e chiudo veramente, è stato un tavolo di concertazione sereno che mettesse intorno al tavolo tutte le istituzioni preposte, regione, provincia ed enti locali, con la concertazione del territorio, perché qui il problema sono state le imposizioni poste dall'alto che hanno portato poi alle tensioni sociali sui territori. Forse maggiore concertazione, maggiore partecipazione, avremmo potuto individuare delle soluzioni già qualche anno fa e non arrivare ad oggi. Grazie, prendo due telefonate e poi ripartiamo da Mattei. Se ho capito bene, Mattei e Bonessio poneva un problema che era contro, per esempio, un termovalorizzatore, che era quello d'Albano. C'è qualche un'assonanza, quindi. Ma ci sono molte assonanze. Per fatto cittadinanza. No. Prendo no, due telefonate e poi riparto tutto il tempo che vuoi. Vabbè. Pronto? Voi. Prego. Oggi meno male che c'è un tema che possono entrare anche i cittadini da casa a porre delle domande, insomma, tutti questi anni che sono state in evase, sia dalla trasmissione Rete Oro, che ogni volta venivano i candidati, specialmente quello dei Verdi. E voglio fare una domanda al candidato dei Verdi. Eccoci. La mia domanda è questa. Egregio candidato Bonessio. È bene ricordarlo, perché questa è la campagna elettorale che vale la preferenza. Lei, il suo partito, sì. La giunta Marasso aveva un assessore di nome, non mi sfugge il nome, insomma, è un assessore, diciamo, in piena regola, che gestiva l'ambiente in quella giunta. E allora io mi domando e dico. L'assessore Zaratti. Se lo ricorda? Dopo le rispondo. Allora, quello che le voglio dire, a me risulta che il sistema di raccolta dei rifiuti, la differenziata, mi pare che, se non vado erro, l'avete lasciata intorno al 10%. Viene la domanda, oggi domande molto veloci, perché quali abbiamo più ospiti. Su lei, se ha altre vie d'uscita per poter sopperire a questo problema di questa differenziata? Grazie. Grazie. Pronto? Pronto? Ciao.
c'è? Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno. Senta, vorrei chiedere un'informazione al presidente dell'Ate. Ex presidente, già presidente. Buongiorno. Prego. Senta, siccome io non abito alle case del comune, no? Alle case dell'Ate, sono invalido il 100% con l'accompagno. Tanto io che mia moglie ho fatto la domanda perché ci sono gli alberi che buttano le cose, siamo allergici. Signora, allora ascolti un attimo, signora. La casa del comune. Signore, scusi. Ma sono case del comune? No, non ho capito. Casa del comune. Casa del comune. Del comune ha detto. Allora, cortesemente, dopo le 4, se ci chiama, ci dà l'indirizzo, tutto quanto, vediamo di coinvolgere o presta Giovanni o comune. Posso rispondere? Ritorniamo... che c'era il cittadino ha fatto una domanda precisa. Dato che è stato molto spesso ospite di questa trasmissione, nel quale tu sei amico, sia Bonelli che Filiberto Zanatti, molto spesso abbiamo spiegato qualcosa. Linettia forse viene un po'. No, però è un'informazione, un'informazione, quindi una precisazione. Sì. Così come è cominciata questa trasmissione, io ho specificato che l'assessore Mattei all'ambiente non si è occupato di rifiuti, perché la questione dei rifiuti nel Lazio è commissariata. Allora, per alla stregua di questa informazione, dobbiamo dire che durante tutta la giunta Marrazzo, né l'assessore Bonelli 2005 e nemmeno l'assessore Zaratti 2006-2010 si sono occupati di rifiuti, perché era commissariato, quindi tutti i poteri organizzativi, programmatori, di pianificazione erano in mano direttamente al presidente della giunta. In particolare ricordo tra l'altro che l'assessore Zaratti non fa parte dei Verdi, essendo andato a proseguire la sua attività politica in altra formazione politica. Per correttezza di informazione, ha ragione Bonessio, la delega ai rifiuti nel Lazio è sempre stata una delega, diciamo, tolta all'ambiente e posizionata o presso la presidenza o presso qualche altro assessorato più capace magari rispetto a quello all'ambiente. No, perché molte volte ci vuole anche capacità e in questo caso è importantissimo applicarsi in tal senso. Dicevo però, questo è vero per me, è vero per Zaratti, è vero per Bonelli. È altrettanto vero che come ha detto bene Bruno Prestagiovanni, sottoscrivo anch'io in pieno la linea di Bonessio, la sottoscrivo in una regione che parta oggi con la propria programmazione sui rifiuti. Purtroppo questa è una regione che lasciamo stare i 30-40 anni, ma parliamo degli ultimi 20, parliamo degli ultimi 20. E salutiamo il nostro amico Fabio Bellini, come si parlava di rifiuti in sì, perché esatto. poi qui il caso vuole, sono quattro specialisti, il caso vuole che uno non ha avuto magari la delega, ma si è dovuto misurare con la questione in passato. Lo ricordavi tu prima che dice Albano, lo dici perché sei d'accordo, perché sei d'Albano, perché hai fatto il sindaco Albano. Non stavo a Bruxelles, lo ripeto ai nostri ascoltatori, non stavo. Poi lo spiego io poi, perché o le dite tutte le cose o non le dite. Allora, io le dico tutte perché sennò i nostri ascoltatori pensano cose. Perché stavi a Bruxelles tu? Non c'ero. Ah, non c'eri? Io non allora, c'ero. Allora chi c'era però? C'era il sindaco di Roma, il sindaco di Pomezia e qualcun altro che non ricordo. Ah, non te lo ricordi? Sicuramente il sindaco di Roma e il sindaco di Pomezia, di due parti politiche, una affine alla mia, una al centro di sinistra, e avevano deciso cose diverse. Questo lo sanno tutti, che è anche stato oggetto di critica da parte mia in questa trasmissione all'epoca, sui giornali. Ecco appunto, però ogni tanto ve lo dimenticate. No, dato che io sono 40 anni che faccio questa trasmissione, ve la ricordo io. Anche con gli europarlamentari che ti rappresentavano sia Albano che a Bruxelles. L'ho attaccati sui giornali. Erano europarlamentari della mia parte politica. L'ho attaccati sui giornali perché si difende il territorio, non si difende il partito. Questo è un gioco delle parti che molto spesso
qualcuno fa, noi all'Albano abbiamo testimonianze storiche, però adesso, siccome la questione riguarda la regione, riguarda la capitale, vorrei tornare proprio a questo ragionamento. La delega ai rifiuti è stata sempre disgiunta, non per questo però possiamo, diciamo, toglierci delle responsabilità, quelle di questa legislatura, dove io in questa trasmissione sempre dissi all'indomani del varo del piano rifiuti che non era pensabile che attraverso un atto unico regionale Roma risolvesse i suoi problemi al di fuori del perimetro della capitale. L'ho detto allora, ero assessore in carica, penso di poterlo dire ancora con maggior forza oggi, perché è evidente che la città può e deve trovare al proprio interno la modalità per lo smaltimento, soprattutto per far diventare risorsa un rifiuto che fino ad oggi è soltanto danno ambientale. La politica degli inceneritori, del TMB, e la contrarietà a questa politica, ripeto, la si esprime oggi per la centesima volta, ma come nasce, bisognerebbe spiegare agli ascoltatori, come nasce questa politica. Non è che oggi arriviamo e le tre R famose, peraltro uno dei progetti del mio assessorato, chiamato More & More, è stato premiato dall'Unione Europea per 3 anni consecutivi, proprio perché si metteva in campo questa politica della riduzione, del riuso, del riciclo e della raccolta differenziata. Però la politica industriale negli ultimi 30 anni si è sviluppata nella direzione degli inceneritori di TMB, o meglio ancora di CDR. Quindi a svegliarsi questa mattina e dire no, non facciamo più questi impianti perché possiamo fare altro, è giusto. Bisognava intanto pensarci al momento del varo del progetto, e ricordo, se non ricordo male, all'epoca c'era un assessore di cognome faceva Ermanin e apparteneva comunque a un mondo che era quello dei Verdi, quindi non credo di dire cose inesatte. In più c'è un fatto grave, se vogliamo ricordarlo. È vero che Filiberto Zaratti e Bonelli non avevano la delega rifiuti, ma il piano Marrazzo, la famosa chiusura del piano commissariale, non fu votata, perché ci fu un'ipocrisia in quella votazione. Io da sindaco ero andato a protestare in aula, fuori dall'aula. Non fu votato il piano, ma fu votata una mozione di lode, se la vogliamo chiamare così, al fatto che Marrazzo chiudeva il commissariamento con quei provvedimenti. Cioè si diceva, bene, ha completato un percorso, il commissariamento non c'è più. Questo è, non credo di essere distante dalla realtà nel dire questa cosa. Non da Bonelli, perché non era più in non da Bonelli, dal capogruppo dei Verdi Fontana, che era presente in aula e votò a favore. E a onor del vero, e credo che oggi l'amico Bonessio non se ne possa dolere, il partito che oggi rappresenta all'epoca in qualche modo credo votò contro. A me mi piace, scusami Matteo, mi dai l'occasione di chiarire storia. Che Ermanin, Fontana, Zaratti non sono ma più sì, nei Verdi. Ma sì, ma per carità, per si passa per i Verdi. Mi dà molto piacere. Io sono contento che i Verdi all'Elino possa consentire di riferirlo a chi io ci ascolta. Io conosco la tua onestà intellettuale e so che certamente non hai direttamente responsabilità, però fa piacere sapere che i Verdi allevano una classe dirigente che combina danni e poi trasmigra in altri partiti sempre di sinistra. Detto questo, però, per concludere, non essere troppo lungo, è vero, 110 euro a tonnellata nei confronti dei 90 euro a tonnellata che si spendono oggi, potrebbero, cioè del fatto di mandarli fuori regione, potrebbero non essere un fatto grave se fossero abbinati a tutte queste misure che stiamo dicendo. Ma è altrettanto vero che se non si scioglie il nodo dell'impiantistica, io al presidente Storace ho fatto presente, e credo che non possa non concordare, che le 5 province, diciamo 5 perché la provincia di Roma rispetto alla città va considerata provincia, e la città debbono avere un'autonomia nel piano industriale di raccolta e smaltimento e valorizzazione, non solo termovalorizzazione, valorizzazione del rifiuto, che deve essere su base provinciale. Non è pensabile non rifare questo piano che mette lato regionale al centro e che di fatto consente il treno di camion, 100-200 camion che escono dalla città per andare, non so, a Colleferro piuttosto che Albano piuttosto che in altre zone. Quindi questo è un fatto che dobbiamo rivedere rapidamente. Se questo si abbina a riuso, riciclo e magari diciamo anche a Lumiere, ma per carità, cioè nessun comune della provincia è giusto che
cioè è giusto che si partecipi solidarmente a un problema, non è giusto che siccome adesso sono finite le cubature, dove le troviamo ce le andiamo a mandare, quindi questo con tutto il rispetto per i cittadini di Malagrotta che hanno diritto ad avere ti una... ringrazio, prendiamo altre due telefonate, poi ripartirei da, dal presidente del 16° municipio che molto si è interessato di questo problema. Pronto? 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 Prego. Buonasera. Senta, vorrei fare una domanda. Prego. Per quanto riguarda l'acqua, l'arsenico che nel Lazio bene. Prospera specialmente nel, a Viterbo, in certo. quanto non ci si può nemmeno lavare. Che cosa pensate voi di fare? Bella domanda, signora, ce l'avevamo riservata per subito dopo, quindi. Grazie. Grazie a lei. Fabio, io leggo letteralmente virgolettato la dichiarazione del ministro Clini. Io prego gli ospiti di spegnere i telefonini perché c'è un rientro in studio. Gli elettori ci parlate Marco, subito dopo. Pure tu, cioè, spegnete tutti qua apparecchietti perché altrimenti la trasmissione va avanti. Fabio, ce l'hai spento? Benissimo. Marco, spento. Ecco, è spento. Era già spento. Il non ve li butto. Non vorrei passare per Pierino. Dai, che c'è bravo. Il non ve li butto era adesso. Già spento, era spento. Era già spento. Allora, dicevo Fabio, io leggo la dichiarazione di Clini. A Roma, virgolettato, quindi non è una mia invenzione, ci saranno i rifiuti in strada perché io al commissario Sottile un'altra proroga per Malagrotta non gliela faccio firmare. Poi aggiunge, c'è una responsabilità fra le istituzioni che... non commento, e a questo aggiunge che i funzionari che hanno indicato i 7 siti da parte della regione hanno una grande responsabilità perché poi sono dimostrati tutti inefficaci e non idonei. Prego. E quindi dimmi te che intenzione ci avete da fare per i cittadini di Roma e del Lazio nel momento in cui diventerete consiglieri regionali. No, il tema che abbiamo di fronte è un tema ovviamente complicato, riguarda tutti quanti, soprattutto quante le forze politiche che andranno al governo, chi vincerà appunto le elezioni regionali. Pensi che ci sia qualcuno che vinca? Beh, dunque, la tua domanda è mal posta perché qualcuno che vinca ci sarà per forza, diciamo. Beh, diciamo, è difficile, ci sia un pareggio, ecco, mettiamola così. Detto questo, che sia in grado di governare, stavo arrivando. No, ringrazio per l'aiuto, ma fino a lì ci arrivo. Mi scuso un po' per la voce che proprio non è il massimo. Però appunto ci arrivo, insomma. Se invece la tua domanda sottintendeva il fatto se c'era poi la capacità di governo, è chiaro che noi abbiamo di fronte a un cimento molto complicato, per farti le battute. Siamo una crisi del paese drammatica, in cui ci sono specificità nel Lazio e su cui peraltro la regione comunque rispetto al tema della capacità di rimettere in moto l'economia può svolgere un ruolo. E poi ci sono nel Lazio questioni, sanità e rifiuti, che sono, diciamo, sotto gli occhi di tutti dal punto di vista della drammaticità della fase. Quindi il tema di governare questi processi è un tema molto complicato. Ora, io penso che noi dobbiamo, insomma, dire un po' di cose per come stanno. Noi abbiamo un'impiantistica nel Lazio che è stata realizzata sull'ipotesi dell'incenerimento, ma questo non necessariamente è conseguenzialmente così, cioè tu potresti trattare i rifiuti e potresti anche teoricamente non bruciarli. Perché diciamo. Teoricamente? No, dico teoricamente, praticamente, non bruciarli. E però il tema essenziale è che quell'impiantistica era legata, perché è stata autorizzata e spesso realizzata, quando la normativa sulla raccolta differenziata prevedeva cifre percentuali più basse rispetto alle attuali. E così ad esempio a Roma, il vero scandalo di Roma è il fatto che noi abbiamo impianti per il trattamento dei rifiuti che possono trattare 3.000 tonnellate al giorno, delle quasi 5.000 che vengono prodotte e che non sono di fatto utilizzati. Questo è lo scandalo vero. E comunque questo dato così macroscopico, che come si capisce appunto 3.000 tonnellate sono ben oltre il 35% di raccolta non differenziata, danno una possibilità di trattamento che in tutto il Lazio fa sì che ci sia un tema oggettivo di sovradimensionamento degli impianti.
se appunto, come penso si debba, è una tradizione spaventosa, esatto, che è pazzesca, è pazzesca. Cioè noi, diversamente da Napoli, per così dire, per fare un esempio, mi scuseranno gli ascoltatori e gli spettatori di Napoli, però non voglio semplicemente fare un esempio, diciamo così, di discorsivo, cioè gran parte dell'impiantistica c'è. Il punto è che noi non abbiamo fatto, uno, una scelta chiara sulla raccolta differenziata durante l'amministrazione Alemanno, perché Panzironi ha detto chiaramente alla Commissione bicamerale sui rifiuti, alla Commissione ambiente regionale, ne sarà qualcosa Mattei, diciamo, sul fatto che non credeva alla raccolta differenziata. E questo fatto di non credere alla raccolta differenziata ha avuto comportamenti conseguenti. In più, Panzironi ha dichiarato in una conferenza stampa del gennaio di 2 anni fa, quando era appunto ancora amministratore capo di AMA, che invece l'AMA aveva l'oro e il suo oro nei rifiuti, tant'è che aveva fatto studiare la possibilità di avere un inceneritore AMA dei rifiuti, tutti, al posto del inceneritore AMA esistente dei rifiuti ospedalieri, sempre nella Valle Galeria, per bruciare 400.000 tonnellate di rifiuti. Ossia non si sono fatti funzionare gli impianti perché si è fatta una scelta folle. Cioè nessuna amministrazione regionale ha mai pensato, una volta che si è andata verso quell'indirizzo, di sovvertire il piano su un punto, cioè di rendere inutile l'impiantistica perché tanto bisognava bruciarli, no? L'unico soggetto istituzionale che l'ha pensato di fatto è il sindaco Alemanno e il suo amministratore delegato Panzironi, in uno scontro di fatto con la provincia e con la regione, che ha difeso la scelta degli impianti di trattamento. Poi le responsabilità sono diverse, però se noi non diciamo che ci sono strumenti per poterlo fare, evitare la situazione di crisi, in realtà diciamo una cosa che è solamente parzialmente. Grazie, 2 telefonate, poi ripartiamo da Bonessio. Pronto? Pronto? Mastro Rosario, buongiorno. Buongiorno a te, prego. Signori presenti. Prego. Certo che sto problema delle votazioni attura occhio a tutti i cittadini che sta passa male, perché qui si parla solo di votazioni, ma di che? Solo di votazioni, tutti a farsi vedere in televisione per prendere il voto. Si parla di voto, ma non si parla di problemi nostri, della sanità, della monnezza, di tutto, di quello che paga il cittadino. Signori miei, ti sei collegato in ritardo. Qual era la domanda? Prego. Ecco, la domanda è questa. Allora si parla per dove si deve portare la voce. Signori miei, dalla Laurentina a Pomezia ci sono stabilimenti chiusi e strachiusi sul lato destro, andando verso Trigoria. Perché non fate una discarica là? Si ribellerebbero i romanisti, guarda. Grazie Franco. L'ho fatto a sostegno, mi pare. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Neanche a Formello, dai. Io volevo soltanto non parlare un attimo di rifiuti, soltanto domandare a qualcuno di voi. Sì. Che chi è convinto mi può magari alzare la mano. Ieri Selli ha fatto una domanda a un candidato, cioè un presidente che è candidato, mi sembra, al Senato. Cioè, ha chiesto, ha fatto una domanda. Quando il Comune di Roma illustrerà, sarà in possesso di tutti i beni che possiede? Allora, la conoscenza del patrimonio. Che questo avverrà? Grazie. Allora, la terza e poi ripartiamo dagli ospiti. Dai. Pronto? Pronto? Prego, signora. Buongiorno. Buonasera a tutti. Prego. Pronto? La sentiamo, prego. Buonasera a tutti. Buonasera, prego. Io capisco che dei problemi sono tanti, proprio tanti. Però non vi ho sentito parlare più di questo momento delle votazioni, della... è quello che succede, la sicurezza, che è una di quelle cose molto importanti. Io non lo so, se noi Roma nostra dobbiamo prendere da tutti, quello che è successo ieri per una partita, adesso tutto quello che c'è sulla scalinata, i beni nostri trattati così, ma se noi andiamo negli altri paesi,
Ma sa che cosa ci fanno? Ma è possibile? Non riusciamo nemmeno su questo. Io vi dico che è veramente una cosa vergognosa. Dobbiamo essere presi da tutti, venire qui e dargli di fare tutto ciò quello che è vergognoso. Io vi auguro solo una cosa. Guardate, io ho visto quello di Grillo adesso, io veramente ho paura. E Bruno, sono la sorella di Bruno. Allora non mi possono dire di Bruna Luisi. Allora io le dico questo. Allora io gli dico, Bruno, veramente, ho visto quella cosa di Grillo e tu sai, a me io l'ho spento perché non riesco a vederlo, perché ho paura. Io vi auguro a tutti di veramente di essere sereni e di ridare la nostra libertà in tutto. Buonasera, auguri a tutti. Grazie. Devo dire che noi abbiamo fatto una serie di trasmissioni sulla sicurezza, con come dire, anche dettagli dal punto di vista tecnico, delle soluzioni. Io quindi, voglio insomma dire a quattro persone che io stimo e che sono oggi oltre di qua. Quello che dice la signora che ha telefonato adesso, io non conosco, ha ragione, anch'io ho paura. Io ho paura perché dopo alcune scene, Fabio, parlo anche con te mentre guardi la rivista, vedi bene, non sei neanche abbonato. No, vai bene. Oggi non che sono. Sono preoccupato della demagogia. Dopo l'esaltazione che io, alla quale io ho assistito, sono preoccupato per la democrazia. Sono preoccupato per la democrazia. E io quindi, dato che voi rappresentate dei partiti politici, io mi auguro che non vinca la demagogia e che vinca la politica. È una preoccupazione. Vi ho ascoltato, Marco Mattei. È mio amico da sempre, malgrado tutto ha voluto ricordare un passaggio, Bruno, lo dico anche al rappresentante di Ingroia. Purtroppo il problema dei rifiuti viene da lontano, ma da tanto lontano, anche quando era commissariato e non era commissariato dal presidente della regione. Io purtroppo conosco Malagrotta nel 1955, da qualche giorno, conosco tutti i percorsi. E qualcuno ci ha giocato. A noi quello che ci manca è la cultura. Lo ricordo a Borghesio, Bonezio, cioè non è un po' complicato a pronunciarti. Non vorrei che fosse confuso con qualcun altro, insomma, Bonezio, capolista rivoluzione civile della regione Lazio. Bonezio, fammi fare apposta a sbagliare con sei tanto giovane, ma io lo voglio ricordare anche a loro, se lo ricordano. Un certo ministro, Giorgio Ruffolo, che forse qualche anno fa, quando tu eri bambino, pose questo problema. Ero bambino anch'io però. Eri bambino, sì, io sono vecchio però. Ricordate, io ho ancora degli scritti di Giorgio, Ruffolo. E che parlava del problema dei rifiuti. E beh, forse è arrivato il momento di metterci le mani seriamente, allora, proprio perché partiamo da quell'esperienza lì, che ormai è diventata antica. Arrivare che la politica finalmente si assuma la responsabilità. Io vi ricordo una cosa, che quando si insediò Alemanno, fece una riunione con tutti i capi dell'AMA e compagnia bella. Alla fine la trasmissione gli disse a Bucciardi, perché gli avevano raccontato tutte stronzate proprio, che non avevano niente. Siamo in fascia protetta. Ma io gli ho detto così. Ringraziamo la Bonezio. Sì, io vorrei aggiungere proprio sulla base anche di una considerazione di carattere politico che faceva Ivano. Voi rappresentate anche una coalizione che non è né il centro-sinistra né il centro-destra, è a sé stante. Rispetto a queste problematiche,
avete l'impegno, come dire, riponete, come dire, per risolvere il problema al di là degli steccati della coalizione? Assolutamente sì, quindi facciamo delle precisazioni. La prima, io ringrazio Ivano Selli per avermi definito ragazzo molto giovane, insomma io dai miei 55 anni tutto sommato penso che un po' di politica romana e di come sono accadute le vicende degli ultimi 30-35 anni la conosco. Sulla ho un amico che purtroppo per lui ha lo stesso nome mio, che è Ivano Peduzzi. Perché nella disputa... Va bene, chiudo... No, no, non chiudi. No, io lo faccio partecipare, faccio mettere qui... Ma tu lo sai, ci mancherebbe... Aggiungi un posto a tavola. Ce l'avevo promesso. È il bello della diretta, dai. È il bello della diretta. Ivano... Eccoci, buonasera. Ciao Ivano, buongiorno, buonasera. Ivano, c'è il mio comandiero, Fabrizio. Quindi, eccolo qua, prendi qua. Ivano Peduzzi, che rappresenta Rivoluzione Civile, lo stesso partito di Bonezio che stava parlando. Prego. Sì, allora ringraziamento Ivano Peduzzi per avermi definito ragazzo a 55 anni, quindi può far solo. Ivano Selli, quindi riprendiamo il filo di questa trasmissione. Allora, questione rifiuti, cerchiamo di chiuderla per dare anche un po' l'impostazione, perché Mastro Donato mi ha fatto una domanda precisa. Cosa proponete voi? La questione è quella di sia Mattei che Presta Giovanni dicevano, ma la questione è ok, le 3R, benissimo, la nuova impostazione di gestione di rifiuti, ma non siamo all'anno zero. Allora capiamoci subito, l'anno zero in realtà non è reale, ma esiste nei fatti. Uno, un livello di consapevolezza e di contestazione da parte dei comitati di residenze che non è più superabile, quindi qualsiasi decisione viene presa dalle istituzioni deve essere necessariamente confrontata con i territori. Due, l'Europa ha approvato le nuove linee guida per quello che è il piano strategico europeo sull'ambiente e prevede che dal 2020 nessun materiale recuperato dalla raccolta differenziata recuperabile potrà essere incenerito, quindi vorrà dire che la plastica, la carta e il legno, che in questo momento sono i prodotti che finiscono negli altiforni degli inceneritori, non potranno essere mandati all'incenerimento. Terza questione fondamentale è che praticamente gli impianti, quelli in particolare i due inceneritori programmati nel territorio del Lazio, sono di fatto stati definanziati dall'incentivo pubblico. Le due sentenze del Consiglio di Stato del 2012 hanno privato sia l'impianto di Malagrotta di gassificazione e incenerimento, sia l'impianto di Albano dei finanziamenti cosiddetti CIP 6, gli incentivi a fondo perduto. Per cui di fatto siamo all'anno zero. Cogliamo questa occasione per cambiare. Voi parlate ancora di smaltimento, noi parliamo di gestione dei rifiuti. Facciamo partire le nuove regole col nuovo piano rifiuti condiviso, benissimo. Noi vorremmo sapere che tutte le forze politiche non parlano più di incenerimento, ma neanche usano parole subdole come recupero energetico. Cittadini, elettori, quando in un programma c'è scritto recupero energetico vuol dire usare l'incenerimento. Noi parliamo solo di trattamento a freddo. Senti, mi aiuti, quindi passiamo anche a un altro argomento, all'arsenico. Al problema dell'acqua, quello che sollecitava la signora. Sull'acqua le vicende regionali saranno estremamente importanti, come saranno impostate nella prossima legislatura. Io ricordo che i comitati hanno depositato un referendum propositivo per una legge che va oltre il risultato dell'estate del 2011, non più il divieto di privatizzare, ma addirittura l'obbligo di tornare alla gestione pubblica dei servizi idrici. Quindi noi ci faremo fautori di questa proposta di legge, che se non sarà approvata entro un anno noi chiederemo che venga svolto il referendum propositivo. Sulla questione dell'arsenico invece è chiaro che lì ci sono precise responsabilità che partono da lontano, perché il Lazio, attraverso il Ministero della Sanità, è arrivato già alla seconda proroga. Quando si è insediata la Giunta Polverini si è tentata la via della terza proroga, come non sapendo che questo era vietato dalla normativa europea. Non è vero. O comunque, anche se questa deroga fosse stata impostata da prima, cambia poco. Ma non è vero, perché devi dire una Quindi sulla questione dell'arsenico c'è stata un tentativo di inseguire una procedura che è quella dell'innalzamento dell'asticella. Quindi, e non è vero neanche questo. Ho capito, ma se dobbiamo dire agli ascoltatori le bugie, avrai diritto di replica, perdonami.
capito. Allora, la questione qual è? Stato il tentativo. Però i tempi li devi rispettare anche tu. Il tentativo. No, li devi rispettare anche tu, però i tempi. Il tentativo. E non consento, Bonezio, che vengano date notizie non veritiere. Ecco, ma quali sono, d'accordo? Quali sono quelle? Quelle che adesso ti posso contestare io, ma ti contesta Mattei. Benissimo. Hai capito? Nel rispetto. Parlano sicuramente. Nel rispetto. Però dato che ce ne siamo occupati. Ci sono documenti, no, ci sono interrogazioni presentate e esposti alla procura. Allora, su questa questione dell'arsenico, per cui si è tentato di perseguire... Va bene, grazie. Recupero il microfono. Ha detto, ci abbiamo telefonate e poi diritto di replica, di precisazioni. Pronto. Anche per Peduzzi. Sì. Pronto. Posso chiudere sull'arsenico? No, no. Adesso no. Adesso no, hai dato il tempo che hai avuto, adesso poi potrei precisarlo, capito? Forse non sai che sono di Velletri. Forse non lo benissimo, sai. Benissimo. E conosco. Allora vogliamo dire che l'arsenico è un problema geologico, non un problema di inquinamento antropico. La conosco. Selli, la tua trasmissione ha il merito. La tua trasmissione ha il merito. La tua trasmissione ha il merito. Tu devi rispettare sì. I tempi come se mi fai completare un'informazione. Allora, no, perché non era completa. No, non te la do. Ma non è completa l'informazione. Non è completa l'informazione. Chiudete i microfoni. Pronto? Passi la telefonata. Pronto? Prego. Pronto? Prego, ti sentiamo. Ti sentiamo, dai. Hai detto una cosa brutta. Io ho una domanda sulla raccolta differenziata. Prego, dai. Voglio sapere soltanto come è fatta questa raccolta porta a porta. Perché io praticamente l'ho fatta per tanti anni, era tutta una cosa differente. Ma adesso se l'operaio va porta a porta, avendoci quattro qualità di rifiuti domestici, come fa a portarli via? Vabbè, sapere come li ha comportati. Grazie, porta giù, Giordani. D'accordo, un'altra domanda. Mamma mia. Pronto? 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 Prego. Oh, grazie, signor Rosato. Buongiorno. Buongiorno a lei. È indescrivibile quello che stiamo vedendo oggi, perché ognuno dà la colpa a quell'altro. Ma come avete lasciato Roma quando c'era Veltroni? Con un debito da far spavento, le strade erano tutte rotte, non c'era più un camion per la nettezza urbana, non c'erano più, gli spazzini erano spariti, non c'era quello che puliva le strade. Oggi praticamente hanno rifatto le strade, hanno ripulito le con l'acqua, finalmente si lavano le strade a Roma. Poi un'altra cosa, ma tutti questi stranieri che sono venuti a Roma, ma aprono negozi che sono praticamente tutta la notte aperti. Ma come si fa a lamentarsi della nettezza urbana? Ma abbia pazienza, domande più brevi perché sì, abbiamo molti ospiti. Ma io mi domando, finalmente siamo arrivati al 40%, al 35%, lasciata al 5%. Grazie, Mattei, prego. Mi fai chiudere quel discorso, scusa Marco, per cortesia. Allora, anche gli altri. Sì, ma è giusto, io chiudo sta cosa, gli lascio immediatamente la parola. Per cui, il lavoro che è stato fatto, che doveva essere di programmazione condiviso, di cui, ripeto, le responsabilità sono addebitabili ben prima dell'arrivo di Marco Mattei a assessore all'ambiente, sono quelle di non aver investito sul rifacimento della linea degli acquedotti in regione. Grazie. L'arsenico è un problema geologico e non antropico. Prego. Allora, solo per precisare, e anche perché è una materia che mi ha visto direttamente interessato, perché sono stato soggetto attuatore per 18 mesi. Allora, le deroghe concesse dalla legge erano tre possibili, è stata chiesta una appena nel 2004-2005, una è stata chiesta nel 2007-2008 e una è stata chiesta dall'assessore Zaratti nel 2010, così chiariamo chi ha chiesto le deroghe. Io da assessore e da società attuatore non ho chiesto nessuna quarta deroga
fuori legge. Di quanto? Parlo di terza. Un'ulteriore deroga fuori legge non l'ha chiesta nessuno. Io sono andato a Bruxelles personalmente perché il piano che Bruxelles aveva bocciato era un piano, a detta del commissario europeo all'ambiente in un'intervista a Roma, inesistente. Scusa se lo dico, ma è così. Non c'era nessuna programmazione per risolvere il problema arsenico nell'anno 2010. In 18 mesi abbiamo fatto 36 potabilizzatori, abbiamo appaltato 36 potabilizzatori e di questi, scusa, 33, e poi se ne sono aggiunti altri 4, quindi 37. Questi 37 potabilizzatori a Viterbo stanno in fase di realizzazione, entro il 30 aprile saranno completati. Una seconda fase è stata programmata da me come soggetto attuatore, mi scuso se dico da me, ma in realtà io ho firmato, prendendomi le responsabilità, tutti gli atti formali, non da assessore, ma da soggetto attuatore. Dopodiché, quando io non sono stato più assessore, cosa è accaduto non lo so, io avevo programmato per far partire i cantieri entro il 31 dicembre di tutti e 49 potabilizzatori rimanenti, dando ad Acea, ad Acqualatina e a Talete tutto il sostegno del commissariamento per quanto riguardava progetti, conferenze di servizi. Quindi quello che ho fatto in 18 mesi è stato molto di più di quello che è stato fatto negli anni precedenti. Ultima cosa, io ho fatto il sindaco in un comune con l'arsenico. Il mio comune qui non appare, non perché la regione ai tempi di Marrazzo ci ha messo un euro. Noi abbiamo fatto 4 km di condotta con fondi comunali, abbiamo costretto Acea a risolvere il problema ben prima che arrivasse il problema delle deroghe. Allora, caro Bonessio, qua bisogna smetterla di dare responsabilità all'uno o all'altro. I comuni molte volte hanno dormito, in altri casi li abbiamo aiutati, ma gli ultimi 18 mesi hanno fatto molto di più che negli ultimi anni. Allora, vediamo di cambiare il discorso, così coinvolgiamo anche Peduzzi. Io partì da Presta Giovanni, piano casa, e aspettative oramai decennali. Rispetto soprattutto all'edilizia pubblica. Il piano casa regionale, io so che i colleghi del centro-sinistra non saranno d'accordo, secondo me il piano casa regionale ha dato una serie di possibilità per nuove volumetrie per risolvere il problema dell'abitazione. Chiaramente non risolve il problema dell'emergenza, della cosiddetta emergenza abitativa, in particolare non risolve il piano dell'edilizia residenziale pubblica. Il piano dell'edilizia residenziale pubblica che va rivisto nel ruolo dei soggetti attuatori del piano dell'edilizia residenziale pubblica. Fabrizio, su questa vicenda con te abbiamo discusso più volte e credo che siamo d'accordo che dobbiamo rivedere il ruolo delle ATER, perché così come è strutturato non servono a svolgere una funzione sociale. Perché un ente, la definizione di ente pubblico economico fa perdere di vista quella che è la funzione sociale. La mission, come dicono quelli che parlano. Quelli che parlano bene, io se vengo dalla borgata non ci arrivo a dirlo. Va rivisto le modalità di attuazione e soprattutto bisogna riuscire a capire se ancora ha senso mantenere in piedi delle aziende. Io credo che noi dovremmo rivoluzionare il sistema andando a realizzare un'agenzia regionale per l'edilizia residenziale pubblica con un unico cervello, un'unica centrale operativa suddivisa per ambiti territoriali, provinciali o più ristretti, che possa fungere per risolvere il problema dell'emergenza in tutti i casi, sia quello per i centri sociali più deboli, quelli classici, sia per le cosiddette zone grigie, housing sociale, perché l'unico soggetto che può realizzare progetti in housing sociale sono gli enti pubblici e il privato non può realizzare housing sociale perché non si può permettere tempi di ammortamento così lunghi, 20-25 anni, è la logica del mercato. Ma più potremmo dare un'ulteriore funzione che è quella di fare case in affitto per calmierare il mercato degli affitti all'interno della nostra città. Grazie. Allora, due telefonate, poi la vedo. Pronto? 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 Senta, io volevo soltanto salutare il dottor Celli. Grazie. È lei, non è lei? No, non sono io. Abbiamo tempi strettissimi. Riferiremo. Grazie. Riportiamo i saluti. Allora, Peduzzi, vorrei allargare un attimo lo spettro di questa domanda partendo da Presta Giovanni faceva riferimento ai ceti più deboli e quindi la necessità di rivedere la funzione delle attuali ATER per dare queste risposte. Ma nel frattempo
la domanda rispetto a questo settore si è allargata, perché anche il ceto medio... Sì, prego. C'è un impoverimento, c'è un'emergenza, la fascia grigia, che non è solo, diciamo, la classica emergenza di una volta di una fascia di cittadini diseredati, insomma, ormai c'è un impoverimento complessivo, la crisi sta portando a un aumento di morosità, di impossibilità a pagare gli affitti, ovviamente non parliamo di mutui, di case da comprare. E io dico che c'è bisogno di una pianificazione di intervento che ha tempi immediati, medi e lunghi. Quelli che accennava l'amico riguarderanno, diciamo, una programmazione e una revisione anche del sistema, diciamo, di offerta delle edilizie economiche popolari. Quello che oggi c'è corrisponde al fatto che ci sono 150.000 appartamenti sfitti a Roma, ce ne sono altri 50.000 di recentissima costruzione vuoti, credo che 200.000 edifici su cui bisognerebbe programmare un intervento di tipo edilizio che può soddisfare una ripresa economica anche di questo settore senza cementificare altro territorio nel Lazio, potrebbe essere la manutenzione, il riuso di questo enorme patrimonio, non solo quello abitativo ma anche quello adibito a ex caserma, ex impianti, quindi un enorme patrimonio su cui investire la ripresa del settore edilizio e corrispondere a un soddisfacimento di un bisogno essenziale, quello dell'abitare, il diritto all'abitare. Noi tentammo in questi 3 anni di individuare in questa politica, diciamo, l'intervento, quando invece si disse che la liberalizzazione maggiore del processo produttivo, quindi delle deroghe ai piani urbanistici, alla salvaguardia ambientale dei nostri territori, anche agricoli, oltre che nei parchi, poteva rappresentare chissà quale occasione di rilancio dell'occupazione. Vediamo come sta il rilancio dell'occupazione oggi nel Lazio, insomma, non solo nel Lazio, nel nostro paese e a livello europeo. Noi pensiamo che il modello debba essere costruito in termini completamente alternativi alla prassi, diciamo, che ha visto centrosinistra e centrodestra governare, tentare di governare questa questione affidandosi sempre a un soddisfacimento di un bisogno preciso, quello dei grandi costruttori, che hanno ben precisi riferimenti politici nel centrodestra e nelle alleanze che hanno governato Roma in questi ultimi anni, centrosinistra e centrodestra. Noi pensiamo che gli interventi debbano corrispondere ai bisogni collettivi dei cittadini, al bisogno, diciamo, di casa, di ripresa, diciamo, anche economica e occupazionale in questo settore. Grazie. Venite, prendo una telefonata e poi partiamo da adesso. Pronto? Pronto? Io volevo parlare un attimo delle case degli enti. Prego. Circa 30.000 famiglie che devono affrontare una spesa. Allora, perché non si è fatta la moratoria? Perché gli enti pubblici... Allora, signora, guardi, la interrompo subito. La richiesta di moratoria... Mi ascolta? La richiesta di moratoria, presentata peraltro in maniera bipartisan alla Camera, è andata in discussione in Commissione Finanze e la Ragioneria Generale dello Stato ha detto che era improponibile. Ora si tratterà che il prossimo Parlamento, anche se con molto ritardo, riaffronti il problema in maniera molto più... cogente di quanto non abbia fatto l'attuale, insomma. Ma perché... la sentenza del Consiglio di Stato. Siamo d'accordo, signora, proprio per questo. Siamo d'accordo. E il problema è che il Parlamento non è stato messo nella condizione di poter discutere. Un blocco totale da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Grazie a lei, Bellini. Problema casa e quanto il piano casa ha costituito una risposta da questo punto di vista, se l'ha costituita. Finora molto, insomma, ora di dati che ho sentito e in qualche modo anche per fortuna rispetto a certe cose, perché poi le norme approvate in regione prevedevano appunto un intervento delle amministrazioni comunali che limitassero, diciamo, le zone di possibile applicazione. Noi siamo nel paradosso che i villini unifamiliari di Monteverde Vecchio potrebbero essere ampliati in zone quindi di grande pregio, proprio perché l'amministrazione comunale non ha deciso di non, come dire, limitare l'ambito d'applicazione. Ora, mentre alcuni elementi
sono, come dire, sono aspetti su cui si può discutere. Io sono per discutere laicamente delle questioni, perché poi i cittadini su questo aspettano che noi troviamo delle soluzioni e poco si affidano a uno scontro, diciamo, tra posizioni politiche, e poi sono a questo punto anche ampliate, perché non c'è più la competizione centrodestra e centrosinistra, c'è Monti, c'è Ingroia, c'è Bersani con Selle e la coalizione del bene comune, c'è appunto Berlusconi, Boe e Maroni, cioè ci sono una serie di soggetti che, oltre a Grillo, una serie di soggetti che in pratica stanno in competizione, quindi l'elemento di confusione si dilata. Quindi sono per discutere laicamente, però è del tutto evidente che le norme attuali non hanno prodotto un effetto, diciamo, significativo, e in alcuni casi, viste anche gli orientamenti dell'amministrazione comunale, citavo quello di Roma, meno male che non c'è stato, perché io trovo che la possibilità di applicare certe norme, che quando sono state votate sono leggi, in situazioni tipo quelle appunto di alcuni quartieri di grande pregio a Roma, può produrre effetti sinceramente discutibili. C'è un punto su cui però occorre, diciamo, mettere l'attenzione, cioè noi abbiamo un'enorme eredità rispetto al tema dei residence, delle strutture che ospitano tutt'oggi persone, e insomma, siccome si sente sempre l'attenzione dei cittadini sul tema delle spese che vengono compiute, io penso che noi dobbiamo ovviamente trovare una casa alle persone che stanno in difficoltà, ma è altrettanto evidente che dobbiamo andare ad un superamento dell'esperienza di residence, cioè situazioni che costano 2.200, 3.000, 4.000 euro al mese, credo anche, 2.200 sono sicuro, ma ho letto anche altri dati che non ho potuto riverificare, in pratica sono situazioni che sono, insomma, giustamente insostenibili, giudicati socialmente insostenibili. E quindi prima di evitare che ci siano problemi, ma stavi sulla luna, tu ne hai passate giù, che sembra che il problema dei residence uscirò fuori adesso, io sto dicendo che non c'è, forse non ho mai sentito, ho detto che è colpa di qualcuno, no, ma io sto dicendo che è colpa di Tizio De Caio, questo è un problema atavico, no, ma ho detto che è colpa di ero piccolo che il consiglio di comunale ho detto, scusa, io non voglio, ho detto che è colpa di Alemanno, ma non significa colpa di Tizio, no, ho detto che è colpa di Alemanno, uscire fuori dal sistema residence significa rivedere la politica della casa. Sono d'accordo. Ripristinando correttezza e legalità a tutti i livelli, prevedendo nei casi di emergenza abitativa come i residence anche la compartecipazione per i cittadini che stanno lì. Non capisco perché interviene in polemica. Cioè io ho detto che è chiaro, c'è un elemento di insopportabilità, cioè perché il rischio vero è che tu sai che anche di fronte a disagi conclamati ci sia un giudizio sociale negativo rispetto a questi strumenti to cure. Quindi per evitare questo devi da una parte andare al superamento di questa politica e dall'altro vedere strumenti che portino a una corresponsabilizzazione che ci sta dentro eventualmente. Io non voglio fare una polemica. Siccome il tema sulle politiche per la casa, sto consenti, dicendo quello che penso si può ancora fare. Mi consenti? Sì, certo. Mi pare che è chiaro che qua sei un po' il padrone di casa. No, cioè, no, non sono il padrone di casa. No, voglio fare una domanda a Bonezio e a Ivano Peduzzi. Sai perché? Perché io ho scoperto l'altro ieri, no, che sia Giretti con Rai 1, che ha scoperto che c'è il mercato delle case popolari, no? L'ha scoperto dopo che io lo denuncio da 28 anni. E così lo ha scoperto un collega su Repubblica, che paghiamo 30 milioni circa di residenze, che la prima a scoprire quel problema la fu Mastro Rossato e Mirella D'Arcangeli, che pagavamo 1 milione. Ivano Peduzzi e così a Bonezio, perché io conosco la loro battaglia, no? Le vedo anche quelle due, però strano che lo scoprite, no, che lo scopri tu, perché tu vieni sempre in questa trasmissione, però devo parlare anche col mio amico Mattei. Coinvolgendo... Ha spento il cellulare forse? No, no, era ora. Ha spento da Parigi. No, perché ma la voglio alla pongo la domanda, alla pongo con Ivano, a Ivano Peduzzi. Perché dimmi, caro Ivano. Ivano, per il semplice fatto, no, sia sull'arsenico, che qualcuno poi ha portato al 20%, ma vivendo io in territorio di Velletri, sai che ho questo problema, che non si può...
però devo avere notizie dall'assessore all'ambiente a che punto sta il famoso discorso del Peschiera. Tu sai che il limite è 10%, sì, il limite. Sì, è stato prorogato al 20%. È quello che è stato chiesto, l'abbiamo seguita. Ecco perché ti sto chiamando in casa a causa te. Però la storia delle case, dei residence, tutto quanto con Peduzzi, lo voglio discutere se c'è una risposta da Matteo sulla storia dell'arsenico. È vero, perché c'è la CEA, qualcuno mi ha raccontato, vero? Allora guarda, non faccio una domanda sui residence e sull'assistenza alloggiativa, la chiedo a Peduzzi, però mi deve precisare a che punto stanno i lavori di portare l'acqua nei castelli romani, perché c'è stato uno stanziamento. Se per cortesia, poi io non parlo più, Fabio, sì, a parte il Viterbese, che è fuori di tutto, di tutti i più sani principi. Lo sapete, Mattei, a che punto stanno quei lavori? C'è stato uno stanziamento? Allora, finché sono stato soggetto attuatore, 3 mesi fa, erano in corso di realizzazione. Sono 4 anni che mi dice. Lo ripeto, l'ho detto prima. Sono a compimento i primi 12 milioni di euro di lavori il 30 aprile, quelli li consegnano il 30 aprile. So che hanno stanziato altri 24 milioni, però dal 27 o dai primi di ottobre io non ho più questa responsabilità e non so che cosa hanno fatto. Ma perché tu stavi in Africa? Dal primo ottobre ma non adesso sono sei andato in Africa. No, adesso mi sono documentato sui giornali, ma non so assessore. Sono Albano, non sto in assessorato, non faccio l'assessore. Ivan, Peduzzi, chi ha studiato questa cosa sa che ci vogliono 60 milioni, punto. 12 stanziati, no, i lavori concorreranno a aprile. 24 stanziati e non c'è la lira, perché hanno avvelenato i pozzi, la regione è un deserto, non si caccia una lira neanche per i debiti del 2011, di gente che deve essere pagata. Stiamo al disastro e stiamo raccontando le favole, su. Quando si parla di compartecipazione e il mercato e la CEA ancora pubblico, bisogna ristabilire la gestione pubblica, un piano di investimenti necessario a deassificare intanto, poi i lavori più grossi, quelli più strutturali, ci hanno soldi, ci hanno più anni, ma intanto tu devi far bere la gente, la devi far lavare. Io abito in provincia di Viterbo, è un disastro, la gente ha paura, i sindaci sono inchiodati, sindaci che sono stati pure deresponsabilizzati. Ma quando io questa cosa la voglio dire, perché è un problema politico generale, quando si passa di deroga in deroga e la deroga viene concessa perché da quel periodo ti do la deroga per risolvere il problema e tu non lo risolvi e poi te ne do un'altra e non si risolve, poi te ne do un'altra. Chi ha governato? Io non ho governato, stavo all'opposizione, sai che stavo all'opposizione su queste cose. Io credo, Marrazzo, che non avete fatto nulla. Un minuto e mezzo, sì. Né per Viterbo e né per gli altri. Il piano casa è una cosa, ma devi fare. La casa, Ivano. Sulla casa. Un minuto e mezzo all'appello. Piano casa, la logica impostata dal governo Berlusconi, accettata dal governo Marrazzo e accettata dal governo Polverini, una peggio dell'altra, le due leggi, sono ancora l'illusione di risolvere il problema del diritto alla casa attraverso la logica di mercato, la costruzione. Noi riuscimmo con una lotta durissima del movimento di lotta per la casa durante la giunta Marrazzo a fare di quel piano almeno un emendamento, poi votammo contro perché non ci stava bene l'insieme, ma un emendamento che programmava in 10 anni 100 milioni l'anno per l'edilizia economica e popolare. Con la giunta Polverini sono saltati i 100 milioni, non se ne parla più. Poro presta Giovanni a fare presidente del Nader, penso che abbia avuto le mani legate, quindi il quadro è questo. Allora, un minuto e mezzo di parlato, molto parlato. Allora, la questione dell'arsenico va affrontata perché è elemento pericoloso per la salute umana, perché è un elemento patogeno tumorale di classe 1, quindi assolutamente bisogna intervenire, questa è la questione di fondo. Quindi in realtà ci sono stati dei precedenti gestiti in malo modo dal centro-sinistra e dal centro-destra, così Matteo non si offende, ci sono delle procure che stanno indagando anche per una cattiva informazione nei confronti dei cittadini, perché i cittadini vanno tutelati. Ci sono sindaci ASL in provincia di Latina, in provincia di Viterbo, che hanno dato informazioni falsate. Noi abbiamo proprio denunciato questo
chiesto alla Procura della Repubblica di Latina e di Viterbo. Seconda questione, piano casa. Il piano casa è stato un fallimento totale. Uno, non ha prodotto un aumento di quella che è l'attività dell'imprenditoria in quel settore. Due, non c'è stata risposta in termini di emergenza abitativa. Quattro, tre, sulla questione del piano casa, con le normative del piano casa è stata consentita la realizzazione degli impianti di sci sul Terminillo e del porto turistico sul fiume, alla foce del fiume Marta. Cosa ci azzecca tutto questo col piano casa e con la risposta all'emergenza abitativa? Bisogna cambiare metodo, andare sulla, rimettere sul mercato degli affitti le abitazioni. Presta Giovanni. Io molto velocemente, perché credo che sarà l'ultimo turno. No, un minuto e mezzo, poi non ce la facciamo più. Siamo in silenzio molto, elettorale. Molto velocemente sul piano casa, è stato già detto molto, ma in una battuta sul discorso dell'arsenico. Io credo che dobbiamo rivedere un pochino tutto il sistema di gestione delle risorse idriche del nostro territorio regionale e rivedere un attimo il discorso delle privatizzazioni. Il sistema infrastrutturale non può essere delegato ai privati, va fatta una pianificazione e una programmazione nel tempo di nuovo sistema infrastrutturale. Guarda, queste cose le chiedevo al sindaco Eltroni quando ero in consiglio comunale per mettere in condizione poi i soggetti gestori di garantire un servizio. Però consentitemi una battuta sulla vicenda delle spettatrici che aveva paura, che diceva aveva paura. Veramente un appello elettorale. Andate a votare. Andate a votare perché volete, ma andate a votare. Grazie. Il rischio più grosso è il mal di pancia che esca fuori dalle piazze. Marco Mattei, un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo per riportare la realtà dei fatti. Giunta Marrazzo, investimenti sull'arsenico euro zero. Giunta Polverini, io soggetto attuatore, 12 milioni appaltati in fase di realizzazione, 15 potabilizzatori, caro Peduzzi, a Viterbo già consegnati, 19 in corso di consegna entro il mese di aprile. Questi sono i risultati dei 18 mesi di lavoro dopo anni di inerzia. Che poi non ci siano i 24 successivi, io lo dico perché Ivano chiedeva, non sono più assessore, non sono più soggetto attuatore dalla fine di settembre. Quello che ho fatto io lo rivendico, e lo rivendico anche nel periodo in cui ho fatto il sindaco. Non ho fatto la lagna presso la regione, ho fatto le ordinanze, ho fatto i lavori. Quindi i sindaci, che hanno una responsabilità penale molto precisa, dovevano informare, dovevano predisporre, non è la regione che doveva correre incontro. Quindi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per intero. Che poi Acea, Acqua Latina non abbiano completato il loro piano infrastrutturale non è un problema che si può addebitare né al sottoscritto né a quella giunta. Grazie Marco. Io penso che i cittadini andranno al voto in questi giorni pensando ai problemi legati a, alla casa, pensando ai problemi legati al lavoro, a una situazione di grande difficoltà, e saranno, correranno il rischio di essere attraversati da mal di pancia che daranno risposte magari populistiche. La cosa che mi è capitata in queste intensa settimana di campagna elettorale, continuando il rapporto che chi fa come me fa il presidente del municipio è comunque quotidiano rispetto ai problemi delle persone, e invece c'è tanta gente che vuole avere una risposta, e questo è un elemento di responsabilità per tutti. I partiti politici, la politica ha un senso se fa cose, e per questo, se c'è quindi un elemento di utilità nelle cose che vengono fatte, nel risolvere i problemi anche delle per persone, pubblico, il tema del costo diventa un tema limitato. Del tutto evidente, rispetto alla battuta di Peduzzi, diciamo che non è il tema di sperperare il denaro pubblico. Il punto è dare l'esempio attraverso la sobrietà e comportamenti coerenti, a maggior ragione in questa grande situazione di difficoltà che attraversa il nostro paese. Io ringrazio molto gli ospiti, noi ci vediamo comunque lunedì a urne chiuse, quindi commenteremo i risultati. Grazie. Grazie. Grazie a voi.